Direttore, un pareggio per il Francavilla che è dentro la griglia playoff, ovviamente se vuole giocare fino alla fine. Assolutamente sì, noi dobbiamo oggi salvare il risultato. Abbiamo giocato contro una Jesina veramente molto ben messa in campo, che non ha regalato nulla, a dispetto di quello che le persone intorno pensano, che queste squadre che non hanno tra virgolette nulla da dire possono regalare partite, invece se la sono giocate fino alla fine. Noi abbiamo sofferto e, visti i risultati, siamo ancora padroni del nostro destino. Ecco, sarà un finale di campionato avvincente e poi magari pensare anche ad un eventuale ripescaggio si può? Noi dobbiamo pensare a finire il campionato nel miglior modo possibile, adesso dobbiamo raggiungere i playoff e per quanto riguarda il ripescaggio poi ci penserà eventualmente il presidente. Ecco, certo, non mi dare risposte scontate, però per la società, insomma, sarebbe secondo te qualcosa di possibile affrontare un campionato di Serie C? No, secondo me no. Il presidente ha tutte le potenzialità per farlo e noi abbiamo tutte le potenzialità a livello organizzativo per farlo. Poi se dovrà fare il mercato, quello dipenderà da me o chi sarà per me. Ecco, tu resterai a Francavilla? Io lo spero.